Noi della sezione Ampi Barca, già l'anno scorso, per chi si ricorda, davanti al sacrario dei scaduti in Piazza Maggiore, stendemmo uno striscione bianco con su scritto «I repubblichini alleati di Hitler, i partigiani alleati dell'Italia». Che ci fu quel momento che tentarono di far passare questa famigerata proposta. Forte fu la reazione dei cittadini e la cosa sembrò finisse lì. No, ci riprovano ancora forti di una cozzaglia governativa con a capo il peggiore dei presidenti del Consiglio che io ricordi, che ha appena incassato e messo nella sua cassaforte lo stravolgimento della nostra Costituzione nata dalla Resistenza. Domani il Senato, presieduto da un altro falso democratico che si chiama Marcello Pera, che ha anche giurato sulla Costituzione, come diceva ieri il segretario dell'Ampi provinciale Crescimbeni, il governo presenterà la sua ultima, speriamo, cattiveria, e cioè la parificazione dei repubblichini di Salò ai partigiani, riconoscendo con questo atto di fatto la Repubblica di Salò, voluta da Hitler con a capo Mussolini, nata proprio in funzione antipartigiana. Si vuole paragonare i criminali alle vittime, una cosa veramente vergognosa e umiliante. Stamane, in un incontro con partigiani e partigiane, dicevano loro: sono cose da non credere, riconoscere chi ha portato il paese alla rovina. Il governo sta sopprimendo la democrazia. Se passa la legge, i docenti nelle scuole cosa dovrebbero insegnare ai ragazzi? Sì, ha ragione chi dice che non siamo di fronte ad un fatto casuale, ma che fa parte di una cosa che fa parte di un disegno politico ben preciso della maggioranza di governo, per scardinare le origini dello Stato democratico e della sua legge fondamentale, la Costituzione. Non si vuole avere una Costituzione che consideri il popolo sovrano e non la sovranità di pochi o addirittura di un sovrano e basta. Con ciò si è aperta la strada ad una falsa e ambigua democrazia, molti non se ne rendono conto. Se fra pochi giorni il Senato dovesse approvare questa proposta di legge, ci sarebbe un aggravamento immediato della situazione e dovremmo approntare iniziative per contrastarla. Per primo si dovrebbe insistere di più con azioni tese a ricordare alle nuove generazioni che le radici della nostra democrazia sono nate prima dall'antifascismo durante il Ventennio Nero e poi nella resistenza al nazifascismo, da cui è nata la Costituzione. Ma ciò ora non basta, troppo lassismo davanti a questi fatti gravi. Non bisogna cominciare a dire che non passerà dopo il voto del Senato, perché per la Camera non ci sono i tempi necessari, così come si fece, si è fatto e si è detto per la Costituzione, ma tanto ci sarà il referendum, lo vinceremo, quindi salterà tutto. Io penso che questi sono atteggiamenti un po' pericolosi e non producenti e non costruttivi. No, no e poi no. Qui bisogna mobilitarsi veramente. Partiti e sindacati non debbono solo preoccuparsi di Unipol e contratti di lavoro, pure importanti. Ci sono cose come la Costituzione e la proposta su Salò che, se approvate definitivamente, avrebbero ripercussioni su tutta la nostra vita. Pertanto è urgente mobilitarsi, il dare vita ad iniziative incisive. Da qui noi penso che si scaturisca anche la proposta e venga approvato un ordine del giorno da mandare al Senato e alla Camera e a chi di dovere. Il forte legame che c'è fra la vita democratica e permanenza in vita della nostra Costituzione sono due punti fondamentali ed il loro stretto legame non deve essere reciso, non deve essere tagliato, non deve essere rotto. Ed ecco perché oggi qui anche la raccolta delle firme e contemporaneamente la proiezione
continua del video sul valore della nostra Costituzione che è tuttora viva ed in vigore. Facciamo sì che non sia stato vano il sacrificio di tutte le vittime del fascismo di casa nostra e del nazifascismo e rendiamo giustizia a loro e a quei partigiani e partigiane che ancora si battono perché rimangono vivi i principi di libertà, pace e democrazia conquistati così duramente. Ecco, io direi adesso penso anche sia opportuno anche per poter anche dopo aprire un dibattito a chi vuole intervenire, dare la parola al consigliere comunale Barceló, perché c'è stato anche ieri in consiglio comunale, è stato votato, ne è stato parlato di questa situazione, quindi lui ci potrà rendere edotti di quanto il comune di Bologna sta facendo, il consiglio comunale sta facendo su questa materia. Io in primo luogo vi ringrazio a tutti per avermi invitato a questo incontro. Potete sentire da subito anche della mia cadenza che non sono uno che parli correttamente l'italiano perché sono di origine cilena. Io credo che sia anche questo un elemento che mi unisce a questa iniziativa e mi unisce allo sdegno di tutti i cittadini italiani su questa proposta di volere cancellare quello che ha significato la lotta partigiana, quello che ha significato il sacrificio anche con la loro vita di tante persone. Perché purtroppo ognuno porta la propria biografia, anch'io ho vissuto questo tipo di situazione quando nel Cile dell'allora 1973 un governo fascista fece delle atrocità alla stregua di quelle che sono successe qui in Italia. Perciò l'anno scorso, quando c'è stata già ricordato questa proposta di legge da parte dei senatori di Alleanza Nazionale, come consigliere comunale del gruppo dei Democratici di Sinistra della città di Bologna, devo dire che è la prima volta che è stato eletto una persona di origine straniera nel Consiglio Comunale, chiese di intervenire per prima e con un ordine del giorno contro questa proposta di legge. Io vi lascio qui delle copie di questa proposta, di questo ordine del giorno che è stato votato a maggioranza l'anno scorso per dire no a questo disegno di legge che il numero, me lo ricordo ancora, è 2244. Penso che questo governo, e credo che sia l'augurio della maggioranza di quelli che siamo qui questo pomeriggio, sia una delle loro ultime e svergognate proposte di legge che possono presentare a questo paese. E l'avvinamento tra chi oggi raccoglie le firme in difesa della Costituzione e l'iniziativa che noi facciamo contro questo disegno di legge credo che sia simbolico e di un grande significato, perché da una parte ci sono quelli che hanno permesso che in questo paese ci fosse la democrazia, ci fosse la possibilità di un dibattito per poter discutere tra una proposta e un'altra, e c'è qualcuno che sappiamo chi sono, che in questo governo principalmente cercano di colpire la Costituzione, la quale è figlia proprio delle lotte partigiane, delle lotte di liberazione. Prima hanno colpito cercando di modificare la Costituzione italiana, che era un esempio di Costituzione per tutti i paesi che, democratici o quelli che cercavamo la democrazia. Vi devo dire che quando sono arrivato in Italia una delle cose che mi ha colpito di più era il progresso democratico del paese, che era proprio conseguenza della vostra Costituzione. Sono stato anche accolto tante volte in incontri con l'AMPI, con i partigiani, che erano quelli che assieme alla maggioranza della cittadinanza ci aiutavano per riconquistare la democrazia nel Cile. Penso che noi in Cile, per fortuna, stiamo ricostruendo una nuova democrazia. Credo che dobbiamo stare attenti perché di un modo
subdolo da parte di questo governo si sta cercando effettivamente di andare a toccare proprio le radici di quello che significa il perno del convivere tutti insieme. Quando si colpisce la Costituzione, quando si cerca di modificare quel statuto che fa sì che tutti noi ci sentiamo cittadini con diritti e doveri all'interno di una società, viene a mancare il coagulo, viene a mancare la coesione sociale. Perciò da parte del Consiglio Comunale di Bologna, voi penserete che per fortuna adesso c'è una nuova maggioranza che non ha esitato in nessun momento in fare l'ordine del giorno l'anno scorso, e anche ieri c'è stata da parte dello stesso, in prima persona, il sindaco Cofferati, con la sua presenza e il suo intervento di solidarietà e di impegno in difesa della Costituzione e contro questa proposta di legge, che è una proposta di legge che cerca nella pratica di mettere alla stregua, allo stesso livello, chi dava la loro vita per la libertà, per la democrazia, di quella che possiamo godere adesso, e chi cercava di essere, e non solamente cercava, si impegnava assieme al nazifascismo per portare avanti una proposta non solo per l'Italia ma per il mondo di aberrazioni, di tortura, di mancanza di rispetto di tutti i diritti umani. Perciò vi posso assicurare, ma non sono solo io che devo assicurare, perché tutti sapete quali sono le tradizioni democratiche di questa città, medaglia d'oro della resistenza, perché soprattutto c'è stata una reazione da parte di giovani, da parte della popolazione, contro questo disegno di legge, del quale credo che si dovrebbero vergognare soprattutto quei partiti che oggi si trovano insieme a Alleanza Nazionale e che anche loro rivendicavano da sempre nel loro statuto il loro antifascismo. Io non so come si possa conciliare una dichiarazione di antifascismo quando si è insieme in un governo e si è insieme a votare questa proposta di legge che cerca di cancellare in solo due articoli l'istoria democratica d'Italia. Credo che l'indignazione che c'è stata è molta, ma ancora ci dovrebbe essere di più, perché ci dobbiamo mobilitare per la difesa della Costituzione, ma ci dobbiamo mobilitare pure per chiarire che tra il 43 e il 45 ognuno è stato responsabile delle sue proprie scelte, che non si cerca una vendetta, ma che si cerca la chiarezza, si cerca che ci sia un'istoria della quale il popolo italiano possa continuare a essere orgoglioso. Prima si parlava di che cosa potrebbe succedere in una scuola quando una insegnante deve spiegare che cosa è successo allora. Immaginatevi che cosa è successo allora quando viene di questo decreto legge, che era uguale essere insieme al nazifascismo che essere insieme con i movimenti che cercavano la libertà. Questo sarebbe un'aberrazione per l'istoria, ma sarebbe il peggiore esempio che si potrebbe dare verso il futuro, perché significa che tutto uguale, le irresponsabilità continuerebbe a essere ancora più forte, perché qualsiasi azione verrebbe a essere giustificata. Ritorno a dire, non si cerca la vendetta, ma si cerca che ci sia la verità, l'impegno e soprattutto ritornare a che ci siano le responsabilità storiche tra chi, e finisco, cercò da una parte la sopraffazione di tutti i diritti e chi con difficoltà, e ritorno a dire con tanto coraggio, ci ha dato la possibilità di ritornare a avere un paese libero, un paese in libertà. Io effettivamente ringrazio a tutti voi e do la più ampia solidarietà all'AMPI, all'AMPIA, a tutte le associazioni che combatterono per il ritorno, come dicevo prima, della libertà in Italia, da parte del Consiglio Comunale, da parte dell'attuale maggioranza. Grazie. Buonasera, innanzitutto e anch'io ringrazio per l'invito che, come sapete, mi onora sempre e cerco di essere sempre presente. Il tipo di ragionamento che vorrei fare io è quello che compete a una istituzione piccola e decentrata come quella di un quartiere. Credo che ognuno di noi che è in questa stanza abbia un ruolo e un compito
che può andare ad organizzare iniziative come queste, a manifestare in piazza, a produrre in quello che è l'attività politica amministrativa anche atti formali che traccino un percorso. Il nostro percorso che assieme all'ANPI abbiamo voluto fare in quartiere è stato quello di mantenere vivo non solo il ricordo ma anche una memoria storica condivisa e ragionata. Cosa voglio dire? Voglio dire che è uno strumento con il quale un quartiere può combattere. Ovviamente chi sta seduto in Parlamento ha il compito di fare le leggi, di proporre disegni di legge, poi di convincere ovviamente la maggioranza dei parlamentari ad andare avanti. Noi questo potere non l'abbiamo, abbiamo però la possibilità di fare iniziative anche istituzionali per cercare di trasmettere, si è citato prima, soprattutto ai giovani, quelli che sono i valori su cui si fonda sostanzialmente il nostro paese. Questo noi come quartiere lo abbiamo fatto, io non smetterò mai di ringraziare l'ANPI, segnatamente l'ANPI di quartiere, perché con noi ha avuto una collaborazione non solo per le cose da fare, ma è stata proprio uno stimolo vero. Questo anno è stato un anno particolare perché era quello del 60°, noi abbiamo colto questa occasione, credo bene, lo dico senza falsa modestia, ma non perché ricopro il ruolo che ricopro, soprattutto per riconoscere all'ANPI il tipo di percorso che insieme abbiamo voluto fare, che è stato quello di creare in tutto il percorso dell'anno momenti diversi di proposizioni di iniziative culturali anche forti, che coinvolgessero le scuole, che coinvolgessero la cittadinanza tutta. È solo da questa consapevolezza che ci può essere il rigetto a leggi come queste, perché è evidente che una maggioranza, che ha la maggioranza, poi le leggi se le approva anche. Quindi noi possiamo fare ordini del giorno, possiamo fare gesti che hanno un forte contenuto simbolico, però il dato vero è scuotere le coscienze. Le coscienze si possono scuotere con l'informazione puntuale, fare capire alle persone che non hanno avuto modo di vivere quel periodo, perché per età ovviamente sono nate dopo, ma di fare capire che cosa c'è stato e che cosa è successo. Il modo che abbiamo scelto è stato quello di creare documentazioni che coinvolgessero i protagonisti dell'epoca. Molti di voi lo sanno, come quartiere abbiamo fatto queste iniziative che poi verranno portate nelle scuole, finché, io lo dico con certa pesantezza, finché avremo la possibilità di portarle nelle scuole. Si è ragionato di questo, cioè del fatto che vi possano essere anche delle chiusure da parte di alcuni insegnanti. Devo dire che in genere in questo quartiere, come nel quartiere di Borgo Panigale, abbiamo invece una grande apertura da parte degli insegnanti delle scuole, però se vi fossero delle leggi che sanciscono alcuni principi, ad esempio lo status di belligerante militare a un repubblichino, è chiaro che si pone un problema di lettura storica non indifferente. Questo noi non lo dobbiamo dimenticare. Allora, lo strumento è quello di dare la possibilità ai ragazzini, ai giovani, di confrontarsi sempre con la memoria. Buono è fare gli incontri nelle scuole come sono stati fatti, ma io dico buona è anche l'iniziativa che noi abbiamo perseguito, cioè quella di dare documentazione sfruttabile da qui ai prossimi 20 anni, 30 anni, perché poi non avremo più la possibilità di avere i testimoni che ce la raccontano, ma dovremo avere comunque un messaggio forte, che sia spendibile. Su questo noi lavoreremo ancora, non ci fermeremo a questo anno, che è stato un anno particolare perché è il 60°. Come quartiere siamo attivi, adesso quando ci sarà il 25 aprile avremo anche le liberatorie per divulgare quei documenti che avete visto in sala consigliare proiettati e per fare un lavoro di rilancio con le scuole di quartiere. Non entro nel merito delle cose che ha detto in maniera completa anche Barceló, perché ovviamente siamo d'accordo su questo. Cerco di capire come istituzione, ripeto, come istituzione peraltro decentrata, con pochi mezzi, si possa fare la propria parte. Io credo che questo sia il dovuto ai cittadini italiani in primis e ovviamente di questo quartiere, che ha un vissuto sulla sua pelle particolare, ha uno storico molto forte e l'abbiamo dimostrato nell'attività che insieme abbiamo fatto. Io mi fermerei qui, nel senso che ovviamente come
consiglio di quartiere, abbiamo approvato anche dei piani di attività che sono fondamentali per poi creare momenti culturalmente forti, con un reperimento di risorse che, seppur piccolo, comunque è sostanzioso, perché riesce poi a fare, no, progressi in quelli che sono i progetti che portiamo a casa. Quindi la disponibilità è totale, ovviamente faremo la campagna per la raccolta firme, ma soprattutto ci batteremo in ogni occasione pubblica affinché questo tipo di legge sia identificata come uno scempio di quello che è la memoria storica e di quello che è la dignità di un paese come il nostro. Sentito il consigliere comunale, sentito il presidente del quartiere, adesso io direi di aprire il dibattito. Quindi chi vuole la parola? Devo dire brevemente che questa campagna elettorale che noi dobbiamo affrontare tra pochi mesi è una campagna elettorale che non ha precedenti nella storia. Qui è entrato in prima persona una coalizione di fascisti che siedono nel Parlamento, che va dall'Alleanza Nazionale, Forza Italia e altre persone, ed è una ritorsione premeditata nei confronti della resistenza, perché mettere sullo stesso piano i fascisti della Repubblica di Salò e la resistenza è una cosa improprio, una cosa indegna e indecorosa. E noi non possiamo stare lì a guardare o a pensare che cosa dobbiamo fare. Noi siamo degli uomini che impegnati nella lotta da 60 anni e abbiamo respinto con tutti i nostri mezzi democratici qualsiasi attentativo da parte dei fascisti e l'abbiamo sempre messi all'apice della vita politica italiana. Volevo dire, assistiamo a delle cose che per il passato non ho mai visto. Per esempio, negli stadi si vedono delle svastiche dei nazisti, alcuni giocatori addirittura, se fanno qualche gol, salutano fascisticamente i fanatici delle tribune. Si assiste a questo gioco qui, indegno e indecoroso. Questo governo, che ha subito delle sconfitte storiche nelle ultime elezioni regionali, è convinto di perdere le elezioni. E come argomenti non fa altro che tirare fuori le cooperative rosse, che la sinistra vive con i soldi delle cooperative rosse. Ieri sera c'è stato a porta il presidente nazionale della Lega delle Cooperative e c'era Tremonti e D'Alema, e il presidente ha dimostrato scientificamente, perché Tremonti aveva detto: ma voi non pagate le tasse, noi paghiamo le tasse più di tutti gli altri, più degli industriali, ha risposto. E ha dimostrato con dei fatti che la Lega delle Cooperative paga le tasse, perché Tremonti ha dovuto ingoiare. Ma Tremonti, buttando via Siniscalco, ha dovuto fare un atto di ritorsione nei confronti del popolo italiano, che ha dato 14 regioni al centro-sinistra. Allora Siniscalco è andato via, perché Siniscalco aveva una visione diversa per la legge finanziaria, e è andato lui a riprendere il suo posto.
e prendendo il posto di ministro del tesoro non ha fatto altro che tagliare, fare una legge finanziaria per tagliare sulla pensione, per tagliare sulle scuole, sulla sanità, su tutto. Poi Berlusconi ha avuto la scusa di dire che lui non ha mai fatto carriera sul piano finanziario per arricchirsi. Qui è pieno di denunce, tanto vero che ha avuto una denuncia che è stato poi per prescrizione assolto dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Giustizia. Però il fatto sussiste, quando uno viene assolto per prescrizione, vuol dire che il reato c'è, ma la legge dice che dopo tanti anni passa per prescrizione, come anche Andreotti, che a Perugia viene condannato a Palermo 15 anni, alla Corte Suprema assolto perché i primi 10 anni lui ha colluso con la mafia, questa è la sentenza. Dopo invece ha fatto delle leggi contro la mafia. Ora oggi noi stiamo attraversando, compagni, e ve lo dico con tutto il cuore perché io ne pago le conseguenze, nonostante i miei 85 anni sempre impegnato nel partito, dopo aver subito 17 interventi e 5 anni di ospedale, stiamo assistendo a un'avanzata a tutto campo da parte dei parlamentari della Casa della Libertà per escogitare tutti i sistemi possibili e immaginabili, perché facendo anche questa legge indegna e indecorosa possono, non so, attirare qualche voto per cambiare il fascismo. Comunque, compagni, mobilitiamoci seriamente, perché questa è una battaglia e noi dobbiamo dire al Presidente della Repubblica, Azeglio Ciampi, che mi ha deluso, voglio dirlo sinceramente, che avete unificate, io mi aspettavo di più, perché la guerra in Iraq, lui ha firmato la guerra in Iraq, non ha voluto la Società delle Nazioni. Però lui ha dato, il governo italiano ha dato la sua approvazione e Scalfari ha firmato. Adesso Scalfari, bisogna metterlo alla prova. Quindi deve partire un ordine del giorno al Presidente della Repubblica che non deve firmare questa legge qui, perché sarebbe una vergogna sua, come uomo della resistenza, perché lui è stato un uomo della resistenza. Ho fatto un discorso un po' particolare. Sta di fatto che la storia l'abbiamo sempre letta e sentita dai professori quando ormai i protagonisti erano già quasi scomparsi. E non si sa sempre bene se la storia era realmente quella. Oggi ci sono in giro anche alcuni revisionisti che tentano di modificarla. C'è un fatto specifico. I santi una volta li facevano dopo 200 anni. Ci fu un periodo che ne fecero abbastanza ravvicinati dove c'era ancora qualcuno in vita che li aveva conosciuti. E si è espresso in questo modo. Conoscendo questi nuovi santi, ne dubito dei vecchi. Io sono della classe 1924. E sono stato chiamato alle armi nel periodo dell'ultima guerra. Sono stato destinato a Torino, Alto Centro. Dopo alcuni mesi viene l'8 settembre, il crollo dell'esercito, chiusi in caserma 4 giorni, capitano tutti in cortile il giorno dopo.
incontrare il gap italiano e il patriottismo di certi nostri politici. Smontare tutti l'imperatore, disperderlo in aperta campagna, si salvi di può l'esercito italiano. Ci convince a rubagare tutto un processo di terzo, io vengo fatto prigioniero, portato in San Giovanni Monte, destinazione poligono di Via Bucchi, imputato articolo 141 che è pena capitale per diserzione, processo tribunale militare, arsenale vicino ai giardini di Margherita, assolto per insufficienza di prove, incorporato il battaglione pionieri, aggregato la divisione Italia, destinazione Germania, un paese nativo di Alberto Einstein, addestramento ponti sul Danubio, perché poi il re era scappato da Salerno in Inghilterra, Benito Mussolini era stato liberato dal gran sacco dei tedeschi, aveva formato la Repubblica Sociale e quattro divisioni, la Vittorio, la San Marco, la Monterosa e l'Italia. Io fui aggregato all'Italia. Destinazione, rientro dalla Germania dall'addestramento, destinazione il fronte di Lucca, accampamento a Castelnuovo di Garfagnana, dove lì dovete scusarmi un po', la situazione era abbastanza complessa. Basta dire che alla mia insaputa mi ha fatto partecipare a due rastrellamenti notori di partigiani, perché già vi era un movimento di questo tipo. E poi destinazione, prima linea al fronte, il fronte viene sfondato, fatto prigioniero, portato al campo di concentramento di Coltano, perché poi tutti questi viaggi sono stati fatti sempre in carri bestiali, persino quello del rientro in Germania. Quando andammo in Germania il premio era chiuso per bombardamenti e abbiamo dovuto fare un giro di una parte della Francia dove avevamo i viveri per due giorni e abbiamo impegnato 8 giorni a fare quel giro. Campo di concentramento Pisa, destinazione Bologna, chiusa la l'Odissea. Allora io dico, e così come si dice, se la storia è veramente maestra della vita, io credo che non si possa manipolarla per puri interessi di bottega, come tendono di fare Fin, Casini e il signor Pera, che è poi tutto un accordo di compromesso per dare a te le devoluzioni, tu mi dai a me la legalità dei repubblichini con quelli là, io do a te il conflitto di interessi, tutta una cosa. Noi ci troviamo in una situazione di questo tipo. Il fatto sta che non mi interessa tanto a me, o forse a una gran parte di noi, perché ormai il perenno l'abbiamo sorpassato, ma se queste cose revisionate a questo punto vengono date in pasto alle nuove generazioni, la cosa è molto molto pericolosa, e quindi l'interessamento di un certo tipo alle nuove generazioni dovrebbe interessare molto più che a noi. Quindi è un'esperienza, è una situazione tale che va combattuta con tutte le nostre energie perché venga affrontata e risolta nel miglior modo possibile. Il governo Berlusconi ha fatto questa legge di dare 1.000 euro a chi fa nascere un bambino, però non l'ha dato, non l'ha distribuito equamente ai poveri, ai meno poveri, ai più poveri, l'ha dato a tutti. Perché? Perché da anni, almeno da quando mi ricordo io, non solo lui, ma tutti quanti, soprattutto questo governo, fa finta che le classi sociali non esistano. Questa è la loro ideologia, no? Vogliono cancellare demagogicamente le classi sociali. Questo è un esempio che ho fatto del milione, del famiglie, ma ce ne sarebbero tanti. Allora, la lotta di liberazione cos'è stata? È anche stata strettamente collegata alla lotta di classe. È stata una guerra di liberazione che cercava nel suo progetto anche di portare la democrazia, la giustizia, l'eguaglianza sociale, economica, e voleva anche, avrebbe voluto anche continuare con la Costituzione, poi l'ha commentata. Quindi quello che vorrei dire io, poi c'è stata anche
30 anni di governo della presidenzialità, con la loro televisione che è peggiorata con quella di Berlusconi. Guardiamo la televisione, anche lì le classi sociali non esistono. Si fanno vedere i poveri, si fanno vedere i poveri dell'Africa, dell'India, però in Italia siamo tutti ricchi, siamo tutti bene, siamo tutti VIP, siamo tutti giocatori, siamo un sacco di milioni. Quindi c'è tutta questa propaganda che ci sta abituando ad accettare una realtà dove le classi ci sono, però sembra che non ci siano più. Gli imprenditori sono diventati imprenditori, non sono più padroni. I finanzieri sono i finanzieri. Gli operai, i lavoratori guadagnano sempre di meno, gli imprenditori guadagnano sempre di più, però si chiamano imprenditori che fanno il bene dei lavoratori, non sfruttano, fanno il bene dei lavoratori perché danno occupazione. Ecco, tutta questa ideologia ci ha portato al fatto che poi anche i repubblichini di Salò possono essere paragonati ai partigiani. Mario Andellini. Io sono breve, però vorrei fare una proposta qui, tenendo conto anche di un'indifferenza che ci sono nei sindacati e nei partiti. Allora nel 1945, quando abbiamo liberato il paese, i partiti che avevano vinto la guerra di liberazione hanno fatto la Costituzione repubblicana, Partito Comunista, Socialista, Repubblicano, Giustizia e Libertà, c'erano tutti. E del resto oggi io richiamo l'attenzione a quei partiti e a quei partitini che poi le origini avvengono dalla sua storia, di fare la sua parte anche per manifestare, chiamare i giovani, le scuole, la lotta a queste cose che vengono avanti. Noi abbiamo da dire che hanno la maggioranza. Voi sapete, quando si ha una maggioranza in Parlamento le leggi vengono fatte in bella maniera lì. Oggi abbiamo un governo di questo tipo. Allora io dico, perché richiamo l'attenzione ai partiti di fare la sua parte, incominciare già su questo problema, ma anche sugli altri problemi che abbiamo oggi nel Paese. Oggi voi sentite un'ondata che è contro i partiti un po' di sinistra, quindi ognuno fa la sua parte. Però dico, richiamo i partiti di fare la sua parte per affrontare la campagna elettorale, per cambiare il clima del nostro paese, per dare un governo democratico nel nostro paese. Se no, se loro qua vincono, oltre ai repubblichini, tirano fuori e chissà cosa, e questo lo dobbiamo avvertire. Quindi mettiamoci a lavorare, grandi e piccole, nella famiglia dobbiamo discutere ai nostri familiari, perché qui noi vediamo sempre le solite persone. Bisogna andare al di là, fare un discorso alle nuove generazioni se vogliamo vincere le elezioni. E un'altra cosa vorrei dire, che non si può parlare 10 linguaggi in un partito, anche quando ci sono degli errori, anche quando ci sono degli errori. Non si può sentire dei dirigenti oggi che fanno la storia di dice perderemo 1 milione, 2 milioni di voti, ma questo qui vuol dire aiutare Berlusconi, cari compagni. Quindi facciamo la nostra parte e l'ANPI fa la sua parte, lo fa a livello provinciale, lo farà a livello nazionale. Abbiamo il congresso dell'ANPI a Bologna, che sarà un congresso che sarà importante. Poi abbiamo il congresso nazionale dell'ANPI, anche lì cerchiamo di richiamare l'attenzione
ai partiti che hanno vinto la lotta di liberazione. E questi partiti devono lavorare in modo per difendere quei principi, e quei principi vuol dire libertà per tutti gli italiani. La manovra che sta tentando di fare il governo in carica in questo ultimo frangente di tempo è una manovra subdola, direi spudorata. Si tende in un certo senso a volere pacificare il paese riconoscendo di fatto un diritto ai combattenti, che non erano combattenti, ai servi dei nazisti della Repubblica di Salò, con la pretesa, badate, con la pretesa di pacificare la storia, pacificare gli animi, e quindi l'obiettivo che questi vogliono centrare è neutralizzare, cancellare la memoria storica, invece, che deve essere ricordata come uno dei punti più alti del risorgimento e della rinata libertà e democrazia nel nostro paese. Pensandoci un momentino, sembra quasi una cosa inverosimile, come delle menti malate e malintenzionate abbiano potuto pensare, e lo stanno attuando, di portare all'attenzione del Parlamento, dell'opinione pubblica, una baggianata volgare come questa. Guardate, noi stiamo, e non lo voglio far lunga, stiamo vivendo un momento particolare, non lo dobbiamo dimenticare, per carità. Non è questa la sede per riproporre la tematica di questi ultimi avvenimenti, ma dobbiamo dirlo apertamente, siamo profondamente amareggiati. A volte ci sentiamo anche un po' umiliati, tenuto conto degli ultimi successi che la sinistra democratica, il centro-sinistra, aveva realizzato nel nostro paese. Voglio concludere dicendo: stiamo attenti, badate, perché l'obiettivo di questi malandrini è di fare penetrare nella coscienza, nel ragionamento degli italiani, una cosa molto semplice: gli intoppazzini. Sono tutti uguali, e quindi questo avrebbe l'effetto di smobilitare una certa attenzione nell'opinione pubblica, e quindi favorire il gioco di questi farabutti, perché se passasse l'idea che intanto non vale perché sono tutti uguali, questo vorrebbe dire che una gran parte o una parte comunque dell'elettorato democratico e di sinistra o del centro-sinistra non va a votare, facendo un regalo immenso a Berlusconi e i suoi amiconi da fare. Lo so, Mario, che è difficile, eh? Noi come ANPI abbiamo sempre fatto la parte del nostro dovere, ci mancherebbe altro che venissimo meno a questo intendimento. Diamoci da fare veramente, però non siamo tutti uguali, quelli sono dei farabutti e noi siamo della gente per bene. Quelli hanno obiettivi che sono di man bassa per ciò che riguarda qualsiasi affare a paruccio, invece noi siamo perché la libertà, la democrazia abbia il sopravvento nei confronti di questi disegni, che sono disegni pazzeschi, oserei dire anche in un certo senso che si avvicinano a concetti di criminalità.
non deve passare una roba del genere, perché se passa una cosa di questo genere vuol dire che non soltanto la legge che loro stanno per portare in Parlamento avrà il sopravvento, ma vorrà dire che la memoria storica verrà completamente cancellata, vorrà dire che chi intende operare esclusivamente per il loro sporco interesse continueranno all'infinito, umiliando non solo noi, ma umiliando tutta la società che si riconosce in valori che sono, ripeto, di democrazia e di libertà. Oh, sta battendo. Diamoci una mossa, perché questi ultimi mesi sono decisivi. Non è uno slogan così tanto per dire siamo in campagna elettorale, no? Qui si gioca una partita che è una partita fondamentale. O vince la parte onesta, o vince questa brodaglia che ce la farà pagare in mille modi. Quindi non è vero, noi non vogliamo essere parificati in tot precis, che ne va a niente. Non è assolutamente vero, noi abbiamo tutto l'interesse di batterci perché questo disegno sciagurato sia un disegno che fallisce di fronte alla volontà che noi dobbiamo cercare, lo faremo, perché non vogliamo lasciare nulla di intentato, non vogliamo regalare a questi farabutti nessun vantaggio che qualche anno boffing adesso può essere considerato roba da ridere rispetto agli arretrati che si prenderanno se dicono loro. Non devono vincere, non dobbiamo mollare. Andiamo veramente a parlare, così come facciamo, come abbiamo sempre fatto, ma oggi lo facciamo ancora di più. Bisogna convincere la gente che questi hanno finito il loro tempo, perché sennò le sciagure che si abbatteranno su di noi saranno sciagure incalcolabili. Quindi diamoci da fare, grazie. Barbani. Io direi che in un'assemblea come questa ci sono due cose da puntualizzare, ma direi che le dovremmo dire anche fuori di qui. Una è che l'Alleanza Nazionale, gli ex Missini, hanno fatto un congresso più di 10 anni fa cambiando pelle, e sono dopo 10 anni loro che propongono una legge che resuscita la parte più negativa del fascismo, la violenza armata, gli assassini, le ruberie, gli incendi, le torture. In Piazza Maggiore, dove c'è il segretario dei partigiani, chi di voi abitava a Bologna in quel tempo, con la vernice nera c'era scritto posto di ristoro per i partigiani, per i banditi. L'altra cosa che bisogna dire dentro qui e anche fuori di qui è che Berlusconi, che dice che il rappresentante della democrazia, è stato l'unico politico di rilievo in Italia e fuori d'Italia che ha portato al governo i fascisti. Questi sono due punti fermi che non fanno parte di essere farabutti, di essere onesti. Questo è il gioco, in gioco c'è la democrazia. Chi fa queste robe sta dalla parte del passato, vuol tornare al periodo precedente al 45. Chi sta dall'altra parte, che siamo noi e tanti altri, vogliamo che non solo la democrazia che c'è rimanga, ma che si potenzi e vada più in avanti. Quindi per me sono due punti da dire qui, che è la sede dei Rappi, la sede dei partigiani, ma ve lo dico anche fuori di qui. Perché adesso con le prossime votazioni ci sono le tre punte, cioè Berlusconi, Casini e Fini. Perché vanno a cercare da tutte le parti di raccogliere dei voti. E questa legge vuol fare in modo in maniera che Alessandro Mussolini, che quell'altro che mi scappa il nome, che hanno una rappresentanza di un 2 o 3%, non vadano persi, non votino separatamente, ma vadano a finire nelle tre punte. Non so se mi va. Nel dibattito che è scaturito, io però traggo una lezione. E noi dobbiamo stare molto attenti che, partendo sì da questa legge che ritengo una legge non sbagliata, ha un suo fine ben preciso, perché noi dobbiamo stare attenti
che stiamo assistendo da diversi anni ad una revisione storica, ed una revisione storica che prima è nata da una concezione del dire che non c'era stata lotta di liberazione. Nel nostro paese c'era stata guerra civile, questo è fatto. Quindi non c'era il grosso valore di una lotta al fascismo e della costruzione di una nuova democrazia, ma c'era stata praticamente una questione di banca. Lo stesso discorso che è venuto avanti già da alcuni libri che Pansa fa si muove in questa direzione, una revisione storica che ha trovato prima di tutto nella modificazione della Costituzione. E la modificazione della Costituzione avviene proprio su questo terreno, è su questo terreno che noi dobbiamo operare. E l'altro aspetto della legge che vuole equiparare, i partigiani a coloro che combattevano con Mussolini e con i nazisti, anche questo cosa vuol far apparire? Vuol far apparire che erano tutti belligeranti e che erano tutti che combattevano per l'amor di patria, dimenticandosi di un fatto importante, che chi combatteva per la giustizia, che combatteva per la libertà, erano i partigiani, mentre loro rappresentavano, al di là delle orrende cose che hanno fatto, rappresentavano la condanna della libertà. Quindi io dico, c'è proprio uno studio da fare che bisogna non solamente da questo punto di vista andare nelle scuole eccetera, però io dico in questa campagna elettorale metterò al centro come un fatto di lotta per la democrazia e non solo di salvaguardia di questo patrimonio ideale che può rappresentare non solamente per le nuove generazioni ma può rappresentare per tutti quanti la possibilità di un avvenire in vita. Io riguardo all'informazione, io stamattina ho sentito una telefonata di un signore che diceva che era molto sbalordito perché al Senato era già passata la legge sulla parificazione del Salò, della Repubblica di Salò con i partigiani, con la liberazione, cioè quel discorso, diciamo, quell'ampio e così, che è già passata al Senato. Questo diceva, lo faccio, lo dico per mia moglie, lo faccio io, cioè, voglio dire, l'informazione. Qui manca l'informazione, perché noi dobbiamo pensare che siamo a Roma. Non c'è l'informazione. Dico, Roma non l'ha sentito prima, il milione non l'ha sentito, la questione dei partigiani, della liberazione d'Italia come è stata sentita qui. Quindi è una cosa che laggiù non è sentita così. Ecco, io voglio dire, l'informazione, in che maniera si può fare? Una pagina sul giornale, bisognerebbe che tutta l'Ampi d'Italia la facesse a pagamento, che costa tantissimo. Che, diciamo, internet, che passa molto nei giovani. Allora, vediamo un pochino qui, con un po' di storia, perché io non è che possa dire fare la storia l'avete fatta voi, l'avete detto stasera, la continuate, ma con sigle chiare, chiarissime, anche perché è legata alla Costituzione, oggi possiamo in un momento tremendo. E questo è veramente, va legato quindi informazione e anche con gli ebrei. Perché non dobbiamo discutere di questo? Dico, voglio dire, loro sono stati condannati da chi? Dalla Repubblica di Salome, voglio dire, e anche qui incominciare con loro a fare un discorso di cui farli muovere, farli sentire. Io non aggiungo altro perché l'informazione va portata ai giovani, quindi dovete pensare. Do la parola a William Michelini, presidente dell'Ampi provinciale di Bologna. Intanto ringrazio tutti gli intervenuti e si può dire che il dibattito è molto orientativo. Ci sono però credo due problemi importantissimi che noi abbiamo davanti. Vorrei dire prima però che l'Ampi già si era mossa nell'aprile dell'anno scorso, quando ci fu il tentativo di portare in Parlamento questa legge presentata da due di Alleanza Nazionale, e poi dietro la protesta generale fu accantonato, eccetera. E durante le feste
invece di Natale sotto la messa all'ordine del giorno del Senato. Noi l'abbiamo imparato perché la senatrice Bonfietti prima di Natale dice: oh, guarda via che è arrivato l'ordine del giorno del mese di gennaio, c'è questa cosa, eccetera, bisogna mobilitarsi. Pertanto loro tentano di riproporre questa legge vergognosa, che tentano di parificare, non pacificare, perché è tutta un'altra cosa. Perché la pacificazione, secondo me, c'è già stato con il mestiere Togliatti, che loro sono stati scagionati, liberati, eccetera, eccetera, perché i partigiani andavano in galera, sotto scelta, eccetera. Cioè, c'è già stata la pacificazione, ma loro vogliono la parificazione. E quando si parla di belligeranza, loro intendono questo, cioè vuol dire parificare gli assassini di Chalò, la Brigata Nera, gli SS italiani, i battaglioni della morte, la decima marcia, la Monte Rosa, eccetera, ai combattenti, ma non ai partigiani, perché la cosa è troppo ristretta a dire ai partigiani, perché ci sono i 600.000 militari che sono stati in campo di internamento, ci sono gli internati dell'ANET, ci sono quelli di Cefalonia, questi vengono parificati a quelli, a tutti, cioè non è che vengono parificati solo ai partigiani, perché la gente pensa: ma sei partigiano, adesso poi con il revisionismo che diceva ormai che è venuto fuori, i libri di Pansa, di Vespa e altri che mettono vincitori e vinti, come se noi dopo l'elezione avessimo fatto, ma di che, va bene, sta fatto tutto, fa niente, ma bisogna dire che loro tentano con questo revisionismo di portare, tanto che il partigiano ha fatto tutto questo e viene fuori il revisionismo dappertutto, anche il fascista ha fatto lei, io sono uguali, sono precisi, pertanto c'è questa qualificazione. Noi denunciamo come ANPI, ieri abbiamo fatto un'assemblea invitando le istituzioni, tutte le associazioni combattentistiche e le istituzioni, perché noi pensiamo che da lì deve partire la forza, tutti i consigli comunali, i consigli di quartiere, il consiglio provinciale, la regione, che l'ha già fatto anche il comune che ha discusso ieri sera con le regioni. È da lì che da lì si passa, e da lì va anche più avanti, secondo me, l'informazione, perché è una cosa se noi mandiamo un comunicato come ANPI, stavolta non possiamo lamentarci perché tutti i giornali hanno pubblicato l'ordine del giorno che abbiamo approvato ieri, il dibattito che c'è stato, la regione ha portato avanti, abbiamo stimolato, sono già arrivati un mucchio di ordini del giorno dei comuni. Anche la televisione. Anche la televisione ieri sera ha letto il comunicato TG3 che ha letto il nostro. Protesta da parte dei partigiani. Sì, no, ha letto. Ha letto il comunicato TG3 regionale, no. Ha letto il comunicato che noi avevamo mandato. Noi l'ordine del giorno che abbiamo fatto ieri, è un ordine del giorno importante che l'abbiamo mandato a tutti i partiti. Cioè noi l'abbiamo già mandato ieri a tutti i partiti, a tutti, anche all'Alleanza Nazionale, l'ordine del giorno approvato dai sindaci che erano presenti, dalla provincia e dall'ANPI, dal direttivo dell'ANPI. Pertanto noi su questa cosa andiamo avanti, ma dobbiamo stare attenti ad una cosa, noi abbiamo due problemi importantissimi: il problema del 9 aprile, delle elezioni e il referendum, che non dobbiamo girare attorno a usare tante altre cose, gli obiettivi sono quelli. E l'ANPI, già da come ha fatto per le elezioni comunali ultime, come ha fatto per le altre elezioni politiche, l'ANPI indica di votare i partiti dell'Unione che hanno nel loro programma la difesa della Costituzione, e non certamente inviterà a votare per il centrodestra, per i fascisti che vogliono portare avanti questa legge. E questa legge, se va avanti, non sarà approvata dalla Camera, però se viene approvata dal Senato andrà subito all'ordine del giorno del nuovo Parlamento. Se vinciamo le elezioni, anche se l'ordine del giorno non viene messo, cioè, ma se vincono loro vuol dire che non è, il Senato ha già approvato, basta solo la Camera,
cioè ci sono tanti problemi da vedere in questa direzione. Noi inoltre ieri abbiamo fatto anche un appello, Mario lo ripeteva prima, ai partiti che hanno avuto uomini nella resistenza. Noi nel parlare con la gente, nel discutere con la gente, eccetera, noi abbiamo delle brigate bianche, quelle dei democratici cristiani, le brigate repubblicane, le brigate monarchiche, gli azionisti, che una parte di figli o di nipoti, eccetera, di questi partiti, di questi uomini che hanno combattuto nella resistenza, oggi fanno parte della maggioranza che governa. Oggi fanno parte della maggioranza che governa. E i loro padri sono stati vittime del fascismo, dei fascisti della Repubblica Sociale, eccetera. Cioè dobbiamo fare un appello a questi, e noi l'abbiamo già fatto, ma bisogna, quando si discute con la gente, dobbiamo fare, dimostrare quello, perché altrimenti, se voi sentite sempre dello scorso, partigiani rossi, partigiani comunisti, cioè come se i partigiani fossero solo i comunisti. Fortunatamente non erano solo i comunisti, fortunatamente, perché in tutta Italia, tutti i contadini, la gente, eccetera, che non sapeva nemmeno che cos'era il Partito Comunista, come forse molti di noi non sapevano nemmeno che cos'era il Partito Comunista da allora che ha creato. Mentre invece c'erano i partigiani, se andiamo a Parma, quasi la maggioranza dei partigiani erano i partigiani bianchi, delle brigate partigiane democristiane, non c'erano corrieri, eccetera, gli altri. Cioè, pertanto hanno combattuto, hanno avuto migliaia di centinaia di morti anche loro, torturati, impiccati, eccetera. Ci andiamo su del Veneto uguale, pertanto dobbiamo fare appello anche alla coscienza di questi per discutere e parlare di tutte queste cose, di tutte queste cose. Noi lotteremo, prenderemo tante altre iniziative come abbiamo preso fino adesso. Al compagno cileno vorrei dire che Bologna è stata molto ospitale con i cileni, siamo orgogliosi. Noi abbiamo avuto qui per anni Vuskovic, che tu conoscerai, avrai conosciuto molto bene, eccetera, che poi ha insegnato l'università qui da noi, eccetera. Pertanto sappiamo la tragedia che ha vissuto il popolo cileno, e noi auguriamo che nelle prossime elezioni, che anche loro però che avvicina, che la democrazia vada ancora più avanti, faccia un passo ancora più avanti. Io non vorrei dire nient'altro, perché molti hanno già detto realmente come sta. Ma non è giorno il Presidente della Repubblica, io sono contrario, non è giorno il Presidente della Repubblica. Perché il Presidente della Repubblica non tanto non può fare niente, perché se passa al Senato, se non va alla Camera non fa tempo a darci, perché a febbraio si sciogliono le Camere. Pertanto cosa gli diciamo? Non firmare, tanto non sarà più lui il Presidente, che non può impedire il dibattito al Senato. Cioè, per proprio cosa costituzionale non lo può impedire il dibattito al Senato. Ma lui è informato, dicono si è fermato il Presidente della Repubblica che al Senato c'è questo punto del giorno. Scherziamo. E poi io mi devo scusare, Isseri, ma io credo che Ciampi sia stato invece uno dei presidenti che ha fatto molto, ma molto, ma molto per la democrazia e per la resistenza. Non c'è un suo discorso pubblico che non citi che la Costituzione, eccetera, è nata dalla lotta di liberazione e dalla resistenza. Io credo che noi dobbiamo dare atto al Presidente. L'articolo 11 non è, lui non ha dichiarato guerra. Se guardi la cosa di informazione, poi ognuno può pensarlo come vuole, l'Italia non è andata là che la guerra era già finita, la guerra era già finita, ed è andata là con la cosa di umanamente addestrare la cosa. Che poi che non sia vero che gli italiani hanno fatto lo schioppettato, hanno ammazzato la guerra, è un'altra cosa. Però quanto a firmarlo, lui non poteva rifiutare, perché se non leggi completamente l'articolo 11 ti renderai conto, lui non poteva non firmare quella cosa dell'andata. Io sono contrario a una cosa che vediamo sapere, l'altra è stata contraria, sempre votato contrario, eccetera. Io credo, e poi una
una, poi l'altra cosa è un appello ai partiti. Io sono d'accordo con Antellini che c'è poco, per esempio su questo, io credo che i partiti democratici, la centro-sinistra, sui giornali di oggi, di ieri, dovevano prendere posizione chiara, cioè cominciando dal segretario del mio partito, e da altri dovevano fare una protesta. Ma c'è una mattanza nei confronti del centro. Ma io non ho accettato la, giusto, una ragione di più per prendere posizione. Se c'è una mattanza, un attacco al partito dei DS, maggior ragione che i partiti dell'Unione su questa legge, presentazione di legge, devono prendere posizione pubblica, non solo i consigli comunali, non solo l'AMPI, non solo le associazioni combattentiste, ma i partiti, secondo me, devono prendere posizione più forte e più precisa. E noi chiederemo un incontro come AMPI ai partiti dell'Unione e dell'AMPI.